Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto dalla vostra Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Avete letto il titolo, si parla nuovamente di smartphone economici, è arrivato Redmi A3 variante 428. Vi dico subito che lui è uno smartphone super economico, ad oggi super scontato, arriva a costare solamente 80-83 euro giù di lì, uno smartphone che se la vede con Moto G04 e forse abbiamo trovato un valido rivale su questa fascia di prezzo. Vi racconterò tutto in questo video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime novità e noi ci vediamo tra poco con Redmi A3. Ci siamo, iniziamo l'unboxing e partiamo con l'analizzare la confezione di vendita di Redmi A3. La stessa confezione l'abbiamo vista su Redmi 13C, il quale vi è piaciuto tantissimo, è stato tanto chiacchierato. Mi raccomando, scrivetemi cosa ne pensate qui sotto di questo nuovo Redmi A3. Sulla parte bassa troviamo la variante 428, disponibile persino con la variante 364. Sulle parti laterali sono presenti alcune delle specifiche tecniche principali e andiamo subito ad aprire la confezione. Apertura laterale, vediamo che cosa troviamo all'interno. Confezione bella rigida e troviamo subito il nostro smartphone, ma adesso lo mettiamo un attimino da parte, lo vedremo tra poco. Alziamo il separatore e come su 13C troviamo solamente la manualistica e il cavetto per andare a ricaricare la batteria all'interno dello smartphone, batteria da 5000 mAh, cavetto USB-C, USB-A, una ricarica che arriva ad un massimo di 10 watt. Abbiamo una ricarica standard, ma non potevamo pretendere di più. Andiamo a vedere subito lo smartphone, togliamo il cellophane e visto che siamo qui vediamo subito che sulla pellicola frontale troviamo alcune delle specifiche principali di questo smartphone, ovvero un grande display con un refresh rate 90 Hz e una grande batteria. Andiamo a togliere la pellicola frontale. Non troviamo pellicole pre-applicate sul pannello protezione. Corning Gorilla Glass, molto bella questa colorazione. Questa colorazione vi dico subito che ha una differenza rispetto alla colorazione nera e alla colorazione blu. Questo perché l'azienda ha deciso di realizzare un retro similpelle. Non so se riesco a farvi fare un'idea di come va a presentarsi, una simil ecopelle molto bella, mentre nella variante azzurra e blu abbiamo un effetto specchio. Qui sulla parte posteriore abbiamo il modulo circolare fotografico con due fotocamere, ma lo analizzeremo tra poco. Iniziamo a parlare di dimensioni: 168.4 x 76.3, uno spessore di 8.3 mm con un peso di 199 grammi e vi dico la verità, per avere un pannello così grande non è pesante per niente, siamo abituati oramai ad avere degli smartphone così grandicelli. Parte laterale, pulsantino di accensione e spegnimento implementato, il sensore per lo sblocco dell'impronta digitale, bilanciere del volume, parte alta, vedete qui, attenzione, non abbiamo un doppio speaker, ne abbiamo solamente uno che è posto stavolta. Hanno deciso di posizionarlo sulla parte alta. Uno speaker in mono, jack da 3,5 mm e qui sulla parte bassa troviamo un singolo microfono, porta USB di tipo C che non è tanto centrata, come vedete. Sulla parte opposta troviamo il carrellino per le SIM e adesso vado a prendere lo spillino perché vi devo mostrare il carrellino. Innanzitutto vi dico che abbiamo un carrellino triplo, un carrellino che va ad ospitare due SIM, entrambe in 4G, chiamate volte, ma abbiamo la possibilità anche di andare ad inserire una micro SD per espandere ulteriormente la memoria sino ad un massimo di 1 tera. Ma vi accenno subito, nel frattempo vado ad accenderlo, che qui le memorie sono eMMC 5.1. E questo vi farà storcere il naso, però attenzione, stiamo parlando sempre di uno smartphone economico. Andiamo a vedere prima che cosa ci offre, prima di dare delle risposte azzardate. Attendiamo l'avvio. Nel frattempo
Ovviamente, come sempre, vado ad inserire il wifi, iniziamo la configurazione iniziale dello smartphone, vado a copiare tutte le mie app dal vecchio al nuovo smartphone, lo rivediamo insieme velocemente, ma prima voglio mostrarvi l'avvio dello smartphone. Vediamo quanto tempo impiega con la prima accensione e ci siamo. Andiamo a selezionare l'italiano, italiano, e andiamo avanti. Italia, accettiamo, saltiamo, inserire la SIM più tardi, ovviamente, beh, devo provarlo. E siamo arrivati al punto che devo andare a inserire la password del mio wifi. Procedo con la copia dati e ci rivediamo a smartphone avviato. Ci siamo, smartphone avviato, ha terminato di installare tutte le mie 97 applicazioni. Arrivati a questo punto non mi resta che andare a parlarvi di pannello. Aumentiamo la luminosità al massimo e vi dico che qui abbiamo un bel pannello grandicello, 6,71 pollici con risoluzione 1650x720 IPS LCD HD+, chiaramente si vede. Non è però un pannello di bassa qualità, diciamo che è un pannello abbastanza buono in questa categoria fascia di prezzo, perché arriviamo ad un massimo di 500 nit, 268 ppi con 16 milioni di colori, un rapporto di 20 noni, vado ad occupare circa il 90% della superficie, secondo me siamo intorno all'80%, perché bene o male le cornici laterali non sono grandissime, vanno ad aumentare un tantino sulla parte alta, abbiamo un po' più di mento sulla parte bassa, e qui sulla parte frontale troviamo una singola cam con la goccia ancora nel 2024, perché non andare a svecchiare questo design e inserire il forellino. Ma detto questo, è una questione personale, cam frontale 5 megapixel, apertura focale 2.2, va a girare video 1080 30 fps. Vi dico anche che qui abbiamo un refresh rate a 90 hertz. Infatti entriamo all'interno delle impostazioni, andiamo a vedere all'interno del display, andiamo giù in basso e troviamo la frequenza di aggiornamento, andiamo ad impostarla a 90 hertz. E ho visto subito che è arrivato un aggiornamento. Come avete visto, qui non abbiamo nessun tipo di personalizzazione, Android 14 con patch aggiornate. Andiamo subito a vederlo all'interno delle impostazioni, giù in basso, e qui troviamo un aggiornamento alle patch di maggio. In questo momento sono presenti le patch di marzo, ma attenzione, lo smartphone avrà sicuramente degli altri aggiornamenti dopo di questo, perché l'azienda va a garantirci 2 major update e 3 anni di patch. Ma che cosa troviamo a bordo di questo smartphone? Entriamo subito su DevCheck. Come sempre vi dico che a bordo di questo Redmi A3 troviamo un MediaTek Helio G36, non è un processore velocissimo, non è un razzo, ma è un processore per smartphone entry level che tutto sommato non gira malissimo. Octa-core 2,2 GHz, 64 bit, 4x Cortex A53 2,2 GHz, 4x Cortex A53 1,7 GHz, un processo produttivo a 12 nanometri, chiaramente non c'era da pretendere di più su questa fascia di prezzo. E vi dico anche che qui abbiamo una GPU IMG Power VRG 8320. Ma andiamo a vedere la RAM. Vi dicevo che sono presenti due varianti, 3 GB di RAM, 64 GB, 428 come nel mio caso. Non è presente l'NFC su questo smartphone. Android 14, vedete qui patch di sicurezza di marzo ancora, nel frattempo sta andando ad aggiornare. Batteria, ve l'ho già detto, forse è il punto di forza di questo smartphone, perché 5000 mAh su uno smartphone con questo pannello, beh, dovrebbe durare abbastanza. Ma andiamo avanti e parliamo anche un attimino di sensoristica, visto che abbiamo visto che non è presente l'NFC, però è presente tutto il resto: Wi-Fi dual band 2,4, 5 GHz,
Bluetooth 5.3, abbiamo la possibilità di avere l'hotspot, OTG, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, in sostanza a posto sotto questo aspetto, luce ambientale, lettore di impronte digitale, abbiamo il sensore di prossimità fisico, quindi molto bene, ed è presente persino la radio FM. Possiamo andare a personalizzarlo come meglio vogliamo, possiamo andare a personalizzare il tema, possiamo andare a personalizzare qualsiasi cosa su questo smartphone, perché abbiamo uno smartphone con Android stock. Qui possiamo andare a personalizzare tutti gli altri colori, possiamo attivare il carosello degli sfondi e adesso andiamo a vedere un attimino, rientra all'interno delle impostazioni, andiamo su sistema e andiamo a vedere l'espansione della memoria. Possiamo scegliere se scegliere 1, 2 o addirittura 4, quindi 4 più 4, in totale 8 giga di RAM. Abbiamo comunque sia memoria interna su questa variante, quindi nessun problema, possiamo andare ad impostarlo tranquillamente su 4 e andrà a riavviarsi lo smartphone. Nel frattempo che lui va a riavviarsi, intanto sta anche concludendo l'aggiornamento, vi parlo un attimino delle fotocamere sulla parte posteriore. Abbiamo una cam principale qui solo da 8 megapixel, ma dovremmo andare a vedere più che altro i risultati. Nel frattempo lo smartphone si è riavviato, abbiamo un singolo flash a LED, zoom digitale HDR, va a girare video anch'essa come la frontale 1080 30 fps. Abbiamo qui una seconda cam da 0,08 megapixel per la profondità di campo. Potevano anche risparmiarsene, tanto sappiamo che è sempre una quella che funziona, ma vediamo che cosa ci andrà ad offrire. Come vedete il design assomiglia tanto a Realme 12X e anche un tantino al 12 Plus. E effettivamente vi dico che questa variante con questa simil pelle forse lo rende un po' più elegante. L'effetto specchio l'abbiamo già visto e va a trattenere le ditate. Qui troviamo uno smartphone un po' più bello esteticamente. Abbiamo un po' di spessore per quel che riguarda il modulo fotocamere, però comunque molto bene. Però un piccolo appunto, una coverina ci poteva stare benissimo all'interno della confezione. L'alimentatore oramai lo sappiamo, andiamo a sbloccare classici 4 zeri e andiamo a vedere se ha persino installato l'ultimo aggiornamento, ma andiamo a vedere come è andato ad aumentare la RAM. Non ha impiegato tanto tempo ad arrivarsi, quindi diciamo che siamo nello standard su questa tipologia di smartphone. Ovviamente è un po' lentino, sta ultimando ovviamente il tutto. Entriamo sul sistema nuovamente. Ho notato che questo smartphone all'avvio risulta essere un po' lentuccio, sino a quando lui non ha ultimato di svolgere tutte le operazioni, diciamo che fatica un attimino, ma stiamo parlando sempre di smartphone economici. Cosa farvi vedere adesso? Andiamo a provare questo pannello prima di passare alla fotocamera, così andiamo a vederci che cosa ci va ad offrire il pannello e in più andiamo ad ascoltare l'audio in mono che è posizionato sulla parte alta stavolta. Non so il perché di questa scelta, però vediamo che cosa ci va ad offrire. Classico video in 4K. Vi ho fatto ascoltare l'audio di Redmi A3, è un audio sufficiente, non arriviamo oltre perché abbiamo un audio che non è tanto alto e soprattutto io avrei preferito averlo qui sulla parte bassa. Andiamo avanti e passiamo al reparto fotografico, andiamo a vedere l'interfaccia della fotocamera. È un'interfaccia abbastanza classica, l'abbiamo già vista anche su altri smartphone, niente di particolare. Qui abbiamo la possibilità di zoomare 1x2x, ma arriviamo ad un massimo di 10x. Quindi, non male, passiamo ai video. 1x2x, in questo caso stessa cosa, ma arriviamo ai 6x. Andremo a vedere durante la recensione completa che cosa
andrà ad offrirci questo smartphone. Modalità ritratto, time lapse, 1x2x, vediamo se possiamo zoomare ancora, sì, sino ad un massimo di 6x27 mm, e vi dicevo che qui possiamo andare a personalizzare un po' tutto in linea generale, il rapporto d'aspetto, HDR, automatico, manuale, possiamo attivare e disattivare il flash, attivare un timer, inserire la filigrana, vi faccio vedere persino all'interno dei video. E come vi ho già detto prima, abbiamo la possibilità solamente di girarli 1080p 30fps sia cam frontale che cam principale posteriore, e anche qui possiamo andare ad attivare o disattivare il flash, possiamo utilizzare la torcia ovviamente, ma torniamo a noi, andiamo a provare i classici scatti, vediamo questa 8 megapixel che cosa ci va ad offrire. E quindi partiamo subito dalla messa a fuoco istantanea, e diciamo che non è male, scatto bello preciso, abbastanza rapido, foto alla piantina. Posso dirvi che la messa a fuoco non è male, foto all'insegna. Proviamo un altro scatto qui e proviamo persino un selfie. Andiamo a ruotare la cam e adesso vedete, impiega un po' a scattare la foto con la cam principale. Andiamo a vederci i risultati e partiamo con l'analizzare lo scatto con cam frontale 5 megapixel, una selfie cam che va a scattare abbastanza bene. Tenete presente che è un punta e scatta all'interno del mio studio, e ci sono tante luci ma sono in una posizione un po' non tanto a favore per quel che riguarda l'illuminazione, e devo dire che non è male, abbastanza accettabile. Andiamo avanti e passiamo allo scatto alla mia insegna. Devo dire che questa 8 megapixel non si comporta male, persino con i neon non ha nemmeno dei giochi di luce molto bene. Ultima foto alla piantina, niente male anche la messa a fuoco sotto questo aspetto. Quindi diciamo che tutto sommato dovremmo andare a vederlo nel campo, lo proverò in esterna, vi farò vedere che cosa riesce a fare questo smartphone. Andiamo a vedere subito l'aggiornamento completato del dispositivo. Io nel frattempo vi dico una cosa, vado a riavviarlo e nel frattempo vediamo quando andrà a riaccendersi, se va a trovare un ulteriore aggiornamento, e io nel frattempo vado a parlarvi di prezzo e prime impressioni per questo Redmi A3. Siamo arrivati alle conclusioni anche per questo primo unboxing Redmi A3, uno smartphone economico molto interessante, soprattutto per il suo prezzo, perché ad oggi dovete sapere che questa variante 428 va a costare su Amazon 83€, in questa colorazione verde con questa ecopelle ben realizzata. Diversamente dal Mi Store porterete a casa la variante 364 a 119€, e questa 428 arriva ai 150€? Assolutamente no, ma 80€ va a scontrarsi con Moto G04. Abbiamo un pannello a 90Hz, un pannello abbastanza grandicello, un pannello che comunque va a consumare molto poco, avendo una batteria da 5000 mAh mi aspetto almeno due giornate piene da questo smartphone. Manca l'NFC, però per le operazioni basilari va abbastanza bene. Vi dico che non ha ancora ricevuto un altro aggiornamento, siamo fermi alle patch di maggio, ma vedremo nei prossimi giorni che cosa va ad offrirci. Speriamo che arrivi un aggiornamento alle patch di luglio, così siamo al passo con i tempi, ma l'azienda ci va a dichiarare 2 major update e 3 anni di patch. Detto questo, non vedo l'ora di provarlo in esterna, vedremo come va durante il giorno con le fotografie, perché pur avendo una 8 megapixel lui riesce a scattare delle buone foto all'interno. Vedremo all'esterno come si comporta. Vi terrò aggiornati su tutto, sugli aggiornamenti, come va la batteria. Come sempre vi ringrazio per il vostro tempo, per il supporto quotidiano, vi lascio il link in descrizione se siete interessati all'acquisto, e soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale Numerosi, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Noi ci vediamo alla recensione completa di Redmi A3. 3.